Vincenzo Manco. Buongiorno Manco. Buongiorno, buongiorno a voi, ai radioascoltatori. Siamo nell'immediata vigilia della presentazione ufficiale dei mondiali antirazzisti di calcio, un appuntamento che Radio Popolare Roma non perde mai ogni fine giugno per dare spazio, per dare voce a questa iniziativa che ormai ha 20 anni, no? 20 anni e intanto vi colgo l'occasione per ringraziarvi per l'attenzione che appunto da sempre dedicate alla nostra iniziativa. Assume quest'anno, insomma, credo che non siamo ancora riusciti Chiaramente, a dopo fare tutto quello che è riflessioni di questo successo. tipo. Esatto, dopo tutto ciò che è successo, intanto su tutto il fenomeno migratorio fino ad arrivare non solo all'esito del referendario della Gran Bretagna di Brexit, ma soprattutto anche all'attentato, ennesimo attentato all'aeroporto Istanbul. di Istanbul, esatto, in Turchia. E crediamo quindi che, come dire, questa 20ª edizione dei mondiali antirazzisti sia ancora una volta un segnale, purtroppo per eventi tragici, di totale contemporaneità per lanciare messaggi invece di pace, di fratellanza tra i popoli, insomma, e di globalizzazione dei diritti. Questo è il senso vero, no? Nel tratto antirazzista della pratica sportiva. Una pratica sportiva che, se guardiamo il torneo di calcio che si svolge, che è la parte, diciamo, centrale intorno a cui ruotano anche altri tornei di altre discipline, come il rugby, come la pallavolo e come altre. Ecco, nella parte centrale le attività si svolgono anche con una destrutturazione, lo abbiamo scelto, lo abbiamo voluto dare anche questo come segnale di partecipazione da tutti, delle classiche regole del calcio: autoarbitraggio, squadre miste, squadre che si compongono anche stando lì, sul campo poco prima di entrare per svolgere la gara. Quindi un'iniziativa per tutti all'insegna dell'antirazzismo, della globalizzazione dei diritti, con particolare attenzione a tutto il tema dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti Lo asilo. scrivete sul vostro sito www.mondialiantirazzisti.org, che le iscrizioni si sono chiuse ieri, no, tassativamente, però aggiungete, siete davvero tanti, per cui fare i tabelloni sarà ancora più difficile. A che numero di partecipanti siamo arrivati? Per Guardi, il per torneo adesso di noi calcio, abbiamo naturalmente. Una partecipazione complessiva di 5.300 ragazzi che arriveranno da tutta Europa. Teniamo conto che, come si diceva adesso nella considerazione precedente, un buon 70% di questa cifra riguarderà la partecipazione dei tornei di calcio. Teniamo anche conto che molti chiaramente di questi arrivano con amici e quant'altro, che saranno semplicemente magari Con l'indotto, spettatori diciamo, appassionati, esatto, come tifosi appassionati che vivranno l'happening sportivo magari in altro modo, ecco, ma che però sì, possiamo dire tranquillamente che il buon 70% abbondante riguarda la partecipazione al al torneo di torneo di calcio, che calcio. si svolge tra l'altro Sì. in concomitanza con la fase finale, no? Proprio le ultime partite dei campionati europei della UEFA, dove ci sono nazionali multirazziali e multiculturali, ma sicuramente parlare lì di multirazziale e di multiculturale è assolutamente diverso, no? Con le cifre che corrono nel mondo del calcio professionistico rispetto al mondiale antirazzista e multiculturale di Modena dal 6 al 10. Assolutamente sì, questa è un'altra delle cose a cui ci teniamo particolarmente. Siamo convinti che, come dire, non possiamo immaginare un ideale dello sport del calcio come quello dei mondiali antirazzisti. Immaginiamo però che quell'esempio, quel grande esempio insieme ad altri, che la WISP svolge nell'arco dell'anno sempre, diciamo, con il tratto antirazzista della propria pratica sportiva, possa essere una buona pratica da immettere nella discussione nazionale di ciò che è diventato purtroppo il calcio professionistico, con tutto ciò che ne deriva di indicatori negativi, quindi non soltanto quelli tra virgolette classici del razzismo o anche delle partite truccate, ma andando anche nel profondo per quello che vuol dire anche la compravendita degli stessi calciatori, in che modo quella compravendita avviene, attraverso fondi la cui tracciabilità riesce sempre difficile. Quindi, come dire,
in una sorta di limbo, no? In una sorta, diciamo, di zona franca in cui può essere permesso, diciamo, di tutto, dove l'elemento della trasparenza complessiva lascia un po' a desiderare. Noi invece vogliamo lanciare un segnale completamente diverso. A me viene, leggendo uno dei banner del vostro sito, è venuto in mente un'altra cosa. Voi scrivete si gioca senza scarpini. Questo mi colpisce perché quello degli scarpini è diventato un grande merchandising, no? Pensando al fatto che i calciatori, perlomeno io vedo quelli della nazionale italiana, che hanno la scarpa di un colore e la scarpa di un altro per far risaltare, no? Il marchio, e quindi per sollecitare i ragazzi a modificare il loro consumo di quel prodotto, perché fa tendenza, no? A dire, ah beh, ho visto, no, lo scarpino di doppio colore, buttiamo quelli vecchi, compriamo quelli nuovi. Invece a Modena, al parco, ricordi lei Manco, la località esatta? Castelfranco, non scalzi magari, no? Ma con le scarpe da tennis, insomma. Con le scarpe da tennis, ed è un altro, mi permetto di dire, segnale di giustizia sociale, di equità e di uguaglianza che nei mondiali antirazzisti vogliono lanciare nel mondo del calcio e nel mondo dello sport in generale, soprattutto in una fase in cui la crisi economica perdura dal 2008 ad oggi, e soprattutto quegli insediamenti sociali, quelle fasce sociali che comunque da spettatori hanno ancora un senso di popolarità del gioco del calcio, purtroppo spesso appunto da spettatori, beh, noi ci riferiamo, voglio dire, a quella gente, e cerchiamo di tenere non soltanto basso il terreno dei costi, ma un messaggio appunto di giustizia e di equità sociale, dicendo che lo sport del calcio, come tutti gli sport, è uno sport per tutti, deve essere uno sport per tutti e di tutti, e in quanto tale appunto accessibile. In questo paese il 75% abbondante dei costi sportivi gravano sulle famiglie, beh, noi diciamo no a quelle che sono le simbologie del professionismo e l'esagerazione anche, come dire, no, della pubblicità e della commerciabilità di alcuni prodotti che riguardano lo sport, in questo caso gli scarpini, e come giustamente lei ricordava, che diventano poi, come dire, soprattutto nell'immagine sempre più bella e sempre più professionale degli schermi TV, e come dire, no, risaltano anche con questi bellissimi colori e quant'altro. Si può giocare al calcio anche senza quelli, magari colorandoseli, ecco, le scarpe, no, una buona idea, voglio dire, assolutamente sì, faremo anche questo ai mondiali antirazzisti. Senta, oltre il calcio, ci dica un po' com'è la situazione per gli altri sport. Naturalmente il clou della manifestazione, durante tutti i giorni ci saranno 170 squadre, non so quante partite saranno complessivamente. 170 squadre, beh, noi adesso quantificare complessivamente il numero delle partite, comunque ci sono una partita per sì, tutti i giovedì, insomma una partita, tre partite il venerdì, insomma ce ne sono abbastanza, no? Dall'indicazione che noi diamo. Ecco, nel tempo l'altro elemento caratterizzante ormai i mondiali antirazzisti è proprio la presenza di altre attività sportive che sono cresciute man mano che la stessa manifestazione modificato anche il logo, no? Perché non parlate soltanto, non parlate più di mondiali antirazzisti di calcio, ma parlate di mondiali antirazzisti, proprio facendo riferimento a questa scelta di ampliamento delle discipline sportive. Sì, perché poi la stessa manifestazione, diciamo, ha subito una mutazione crescente, no? Sempre mantenendo il tratto antirazzista, questa è una manifestazione che nasce soprattutto con un messaggio di rendere popolare attraverso appunto l'antirazzismo sempre di più il gioco del calcio, quindi diciamo un'iniziativa che partiva molto dai gruppi ultra delle società sportive, erano loro, sono stati loro, ancora oggi c'è una caratteristica, no, importante di presenza e di messaggio che riguarda chiaramente i gruppi ultra, ma man mano che siamo andati avanti fino ad arrivare alla 20ª edizione, sempre più questa iniziativa è diventata un'iniziativa appunto di tutti, partecipano associazioni che nelle reti sociali lavorano sul terreno dell'antirazzismo, sulla convivenza civile, soprattutto sul terreno dei rifugiati e dei richiedenti asilo, e quindi è diventata un'associazione, c'è cioè un momento, chiedo scusa, che accoglie, ecco, il territorio e accoglie le comunità. Bene. Non soltanto la specificità dei gruppi ultra, delle
Manco dobbiamo salutarla perché siamo in chiusura. Perfetto, la ringrazio. Bocca al lupo, buoni mondiali antirazzisti. Grazie a lei, a presto. Buoni mondiali per tutti, grazie ancora, arrivederci. Arrivederci.